Grazie Claudio per avermi dato la linea. Ora qui alle mie palle c'è tantissime persone che comprano e vendono. Infatti siamo al caso. Da qui riusciremo a scoprire qual è il concetto belle alla gente, come fa per riuscire a tenersi in forma. Intervistiamo una persona. Scusi signora, qual è il suo concetto di bellezza? E ora è un casino a dirlo. Non lo so nemmeno io. Confronta l'estate. Come un po' di crema isolare, un po' di crema idratante. C'è una baguette di occhiali, e l'occhiale è un accessorio che per l'estate va moltissimo. Cosa ci può dire? Siamo in attesa della fine della scuola e i ragazzi dovrebbero comprare, si spera. Ci fa vedere il tipo di modello che viene più comprato, qual è quello più alla moda? Sono davanti alla gente. Scusami, possiamo fermarti? Allora, siccome vedo che sei una bellissima ragazza, come fai per tenerti in forma? Si fa un po' di movimento, un po' di palestra, le cose naturali che fanno tutti. E un'alimentazione? Un'alimentazione abbastanza regolare, equilibrata. Non è la mia però, questa non è la mia. Allora, le scarpe, la scarpa com'è accessorio di bellezza? Ma secondo me non è un accessorio importante, anche se le vendo. Che di solito non guardo mai i piedi. Qual è il vostro concetto di bellezza? Lei. E il tuo? Ma in che senso la bellezza? Bellezza, come fai? Ora arriviamo all'estate, sotto i Porsche, quindi come fai per mantenerti in forma? Vado in palestra, mangio la verdura, la frutta e prendo il sole. Molto giovane, cosa stai guardando? L'oggetto che viene, sono queste collane qui, io collo praticamente il collarino e poi? E poi quelle elasticizzate da giù, lo stesso, e poi bracciali di tutti i colori, praticamente tutta roba estiva, e orecchino come orecchino un pochino meno veramente. Quindi colori molto sgargianti, brillanti, colori pastello come possiamo vedere. Colori cetrioli. Motore cetrioli, e perché? Sa quali sono i suoi principi? Non te lo so dire, non lo so. Sicuramente viene adoperato come prodotto fresco con questa stagione calda, è una cosa fresca quindi appetibile. Quindi sa molto sana. Poi vitamine come sempre, verdure e frutta sono diciamo le cose principali, le vitamine. Sono riusciti a sapere che la gente cosa pensa sull'estetica e la bellezza, allora a questo punto lancio la linea a te Claudio, ciao. Allora bene Mara, grazie della linea, qui il dolce è pronto, anzi guardiamo Gisella se... Bellissimo eh? Allora io vi dico che viene un odore incredibile, questo è proprio una specialità qui. Ecco, la cottura è terminata, la cottura è terminata. Allora, a questo punto dobbiamo solamente assaggiarlo, no Gisella? Mi sa che forse scotta un po', prendiamo un coltello, lo tagliamo. Allora, ricordiamo questa preparata torta alle mele e con ingredienti semplicissimi, la preparazione non è difficile, penso che tutti siano capaci di fare questa torta. Ora lo affettiamo, lo tagliamo. Allora sentiamo Gisella, faccio io il... Buonissimo Gisella, guarda, veramente buono. Oh, gli ingredienti sono contenti, no? Cos'era? Farina, uova, zucchero, pochissimo zucchero. Cioè, quindi sono tutti ingredienti che non contengono tanti grassi, quindi si può fare uno strappo alla regola anche per il nostro corpo, insomma un dolce non è che ci rovina. Però, allora io voglio ringraziare Gisella anche in bacio per averci ospitato e per averci consigliato questa buonissima ricetta. Tanti bambini bellissimi con Carla, la palestra 3C, no? Se non sbaglio. Giustissimo. 3C, Carla? Cristiano e Cristina. Che loro mancano, salutiamo. Siamo, mi hanno lasciata sola in questo momento. Allora, ascolta, la nostra puntata è l'estetica e la bellezza. E abbiamo visto la piscina, abbiamo visto tante attività fisiche. E con i bambini parliamo adesso. Certo. È importante iniziare a fare ginnastica e creare il proprio corpo fin da piccoli oppure no?
Per quanto riguarda la ginnastica artistica, sinceramente è importante cominciare fin da piccoli, perché per quanto concerne questo tipo di disciplina noi siamo sinceramente obbligati quasi ad avere un discorso di mobilità, è molto importante. La mobilità articolare si sta soprattutto in tenera età. Si può cominciare anche da più grandi, certamente non aspirando poi ad ottenere livelli eccelsi. Certo, quindi non come me, che ho aspettato un po' troppo tardi, che ancora sto aspettando, insomma, non è che... No, diciamo che l'età ideale per cominciare sono verso i 4-5 anni, ecco. E qui allora che bambini ospitate, cioè da che età? Dunque, i più piccoli, c'è una bambina di 3 anni e mezzo, che è un record perché è anche troppo piccola, comunque si è inserita abbastanza bene. Poi abbiamo bambini fino a diciamo 16-17 anni, fino ad arrivare al senior che è rappresentato da Alberto Benevieri, che ha 23 anni. E siamo qui anche con le due piccoline qui della palestra, che sono Elena, Clara. E poi abbiamo Benedetta, che si è vergognata, non si è voluta far vedere. Voi vi piace fare la palestra? Sì. E cosa sapete fare? Mi hanno detto siete bravissime, ci fate vedere qualcosa? Una ruota? Con il costume leggermente diverso dalle altre, rappresentano la squadra agonistica della nostra società. La sentiamo come si chiamano, dai. Irene, Serena, Elisabetta, Martina, Giulia, Encia, Elisa. Siccome domenica c'è stata un'importantissima manifestazione a un palazzetto dello sport e noi eravamo lì con le nostre telecamere, vai con le immagini. Cara, per queste bellissime immagini e per questa bellissima coreografia, quanto tempo avete dovuto studiare? No, non è tantissimo, non ci abbiamo messo tanto, anche perché poi gli impegni di gare di altre competizioni ci tengono abbastanza con i tempi, ad avere tempi molto ristretti, per cui bisogna cercare di integrare, certo, anche saggi, perché... Certo, ma poi è bellissima questa cosa che abbraccia tutte con questi, sì, nastri, veramente una cosa curiosa. Allora, io sento un attimo dov'è Mara,
vabbè, che la sento lontanissima. Da qui questa puntata è terminata, ci vediamo per la prossima e parleremo di architetture, parleremo di tante belle case, tanta bella gente. Da qui dalla Palestra FC vi salutiamo, un saluto agli amici di Telesciacola, ciao!